Amici del mio viaggio a New York, un altro bellissimo pacco mi è arrivato, non so di cosa si tratta sinceramente, e quindi lo scopriamo insieme a voi. Ha una confezione diversa, quindi non so di cosa si tratta, ma sono davvero molto molto curioso di capire cosa c'è in questo pacco, perché insomma, ah madonna mia, è sempre abbastanza complesso aprire i pacchi, devo dirlo, però è una maniera con cui tra l'altro mi sento anche abbastanza vicino a voi. Sto ascoltando un po' quello che dice Trump, che tra un po' ci sono le elezioni. E cos'è? Wow. Cosa abbiamo qua? Addirittura mi hanno mandato i formaggi, amici. Mi hanno mandato dei formaggi. Ma non so chi è. Juan, Lu Juan. Le fattorie Fiandino. Fattorie, boh, non so, vediamo, forse qua c'è scritto, ecco qua, le fattorie Fiandino in Piemonte. Bene, il Piemonte, amici, ci voglio tornare prima o poi, sono anni che non vengo in Piemonte, e devo dire che questi formaggi mi... Madonna, che odore di formaggio, amici! Che formaggi sono? Sono sempre molto curioso di vedere tutti i formaggi del mondo che non ho ancora provato. Tra l'altro devo ammettere che è un paese che conosco poco. Piero. Burro. È un... come si dice? Voglio dire, una regione le cui bontà conosco poco e che mi incuriosisce... Lotta formaggio alla birra scura. Formaggio alla birra scura. Wow, ma guardate sto formaggio, che colore. Amici miei, questo cos'è? Toma alle piante aromatiche, c'è scritto. Mettiamo più giù così si vede meglio. Toma alle piante aromatiche, amici. Sto riempendo di prodotti del Made in Italy, ma quello veramente di altissima qualità. Erbi, guardate qua che bello, ragazzi. Ma voi mi emozionate con tutta questa cosa. Io veramente non so come ringraziarvi. Guardate qua. Grana chinara. Grana, conservanti, grana chinara, madonna mia, fantastico. Continuiamo, amici. Viva il Piemonte e i suoi prodotti magici, buonissimi. Guardate che bello questo, cos'è? Toma al latte crudo. Ragazzi, ma io mi devo fare, ma non lo so, una super piadina, qualcosa vi devo fare. Vi ringrazio perché veramente... Ma tutti sti formaggi, torma allo zenzero, tutti sti formaggi, ma come faccio a mangiare? Devo fare una super festa. Madonna mia, che bontà, questo qua cos'è? Lublau, cos'è il Lublau, amici? Cosa è? Madonna, che bello questo! Questo lo devo provare subito, subito! Subito, ragazzi! Subitissimo! Questo qua è un'altra toma al tartufo. Toma al tartufo, anche questo. Vedete che bei pezzi di formaggio, amici! Ma quanto siete cari, quanto siete buoni! Certo, lo so che volete anche un po' di pubblicità. Toma del Frama, questo è buonissimo. Stupendo. E infine... questo è l'ultimo, amici. Poi devo mettere nel frigorifero.
burro salato. E questi ci sono, penso, i biscotti per assaggiarli. Quindi farò già, eccoli qua, cos'è? Da panna riposa, no, forse non so, per assaggiare, sono biscotti. Bene, amici, bene, 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 vi ringrazio. Mi incuriosisce tanto questo formaggio. Faremo una piccola prova perché voglio provarlo subito. Non voglio aspettare neanche un minuto per provare questo formaggio spettacolare. Si chiama Lublau. Bello. Eccolo qua. Ecco qua, amici, sono curiosissimo. Madonna, che buono! Che buono! Che sapore delicato! Voglio provare pure questo. Oh, ragazzi, i formaggi sono sempre formaggi. Avete voglia di dire no, no, ma fa male, fa male. Proviamo anche questo. Ragazzi, sono spaziali! 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 Mamma mia! Fattorie Fiandino, vi ringrazio! Vi ringrazio, sono buonissimi! Ciao!